prendere due o tre provocazioni che erano state fatte qualche minuto fa dagli interlocutori che c'erano qui prima, e una di queste era quella degli aspetti, diciamo, della non discriminazione, dell'aspetto che ci sono le leggi, bisogna fare le attuazioni, le politiche attuative, gli interventi strategici, bisogna commissariare, eccetera. Io credo che noi dobbiamo riprendere invece con forza, oltre a questo, delle altre considerazioni. Negli anni 90 la politica, assieme col mondo associativo, in modo particolare delle persone con disabilità, era presente strutturalmente, strategicamente, ed era nelle priorità delle amministrazioni regionali in primis, che hanno la capacità dell'intervento nelle materie sanitarie dirette, con tutta una serie di progetti di vita indipendente, di attenzione verso persone, di attenzione anche alle proprie famiglie, anche rispetto al lavoro, anche una serie di progettualità diversi, ed c'era un aspetto di attenzione culturale e valoriale a partire dai media, ma anche nelle pubbliche amministrazioni, importante. In quegli anni è nata legislazione e interessi particolari rispetto alla società, anche non solo del no profit, ma del profit verso quello che è il grande mondo della disabilità, e vorrei dire della normalità, perché si stava tentando di portare quella che era un fattore di discriminazione verso un fattore invece di vita normale all'interno delle famiglie, della vita culturale, lavorativa altrettanto, altro aspetto importante nei contesti di tutti i nostri giorni. Ecco, io credo che questo aspetto, quel grande momento di attenzione e anche di legislazione, anche di intervento strategico, oggi si sta perdendo rispetto a un'attenzione che non ci sono più i soldi. Banalizzo, che secondo me i soldi sono un aspetto non prioritario ma secondario. Secondo me l'aspetto prioritario è l'altro, perché se noi abbiamo l'altro, la conseguenza è automatica. Non occorre neanche che stiamo parlando le barriere architettoniche, ma i comuni vanno a fare, non hanno i soldi. Cosa dicono? Cosa faccio? Non ho i soldi, non ci sono le risorse nelle regioni, c'era una volta con tutto il piano barriere architettoniche che generale, nel piano telefonico nazionale, eccetera, altrettanto non sono i soldi. Ecco, io credo che noi dobbiamo riprendere il primo aspetto, quello culturale, politico, non partitico, politico, perché le politiche verso le persone con disabilità, verso la non autosufficienza, chiamiamola, verso le malattie rare, verso la sanità, verso la salute, verso il benessere, verso la normalità, non hanno colori di appartenenza, hanno valori di appartenenza, è meglio ancora, appartengono a tutti i colori di chi ci crede, nell'arcobaleno, chi ci crede, questo ci sono, chi c'è, non c'è, proprio per questo voglio dire, sono trasversalità tali che vanno al di fuori, è il credo di ognuno di noi. Allora il credo di ognuno di noi parte da un fattore di conoscenza. Prima cosa, perché se uno non conosce, io ho fatto l'assessore regionale alle politiche sociali in Veneto, devo dire, quando me l'hanno dato, e uso questo termine appositamente, e mi scuso di quello che sto per dire, ma lo uso per far capire, era l'assessorato di serie Z, non era l'assessorato alle infrastrutture, o alla sanità fine a se stessa, vista come fattore sanitario ospedaliero, ma era quello che seguiva tutte le politiche sociali e sociosanitarie, quindi l'80% dei bisogni che ci sono in questa sala. Al di là della ricerca, della prevenzione, eccetera, eccetera, che sono aspetti chiaramente prioritari, che fanno però parte sempre di questo aspetto culturale. Allora, è l'assessore di serie Z, quello di più lo danno all'ultimo della classe o al partito più piccolo, quello che non conta nulla. Questo. Benissimo, quell'assessorato in quegli anni, e a livello nazionale, la conseguenza della conferenza delle regioni e di conseguenza il ministero del welfare che racchiudeva tutto questo, invece è diventato in tutte le varie fasi il contesto di serie A, perché si parlava con tutto e tutto, non si parlava con la persona con disabilità, io parlavo con gli industriali, perché li facevamo tutta una serie di interventi, con la scuola, col mondo, eccetera, 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 col ministero, ci sono state le leggi, tutta una serie di legislazioni. Allora, non si può pensare che perché la scusa non ci sono i soldi, non si fanno le politiche verso le politiche sociali, sociosanitarie, eccetera. Perché le priorità rispetto all'intervento, chiaramente, definiscono gli aspetti economici e di conseguenza la legislazione che è nella testa. Io credo che questo sia l'aspetto oggi più che mai da recuperare con forza.
e vediamo se riusciamo a